Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dagli scritti di Sant'Antonio. A contatto con lo Spirito Santo, l'anima perde via via le sue macchie, la freddezza, la durezza, e si trasforma tutta nel fuoco che la brucia. Lo Spirito Santo, infatti, è ispirato all'uomo per infondergli una sua somiglianza, per quanto è possibile. Sotto la sua azione l'uomo si purifica, si riscalda, arriva all'amore di Dio, come dice l'Apostolo. L'amore divino s'è versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci fu dato. Sì, l'anima del giusto, nella quale lo Spirito Santo abita con i suoi doni ineffabili, diviene fragrante divinità come una stanza in cui si conserva un balsamo prezioso. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del tuo amore. Tu, che con il Padre e il Figlio vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sant'Antonio è conosciuto in tutto il mondo con il nome di taumaturgo, cioè operatore di miracoli, perché durante la sua vita il Signore, per mezzo suo, compì molte meraviglie. Una volta ebbe anche il dono della bilocazione, per cui poté trovarsi nello stesso tempo in due luoghi distinti. Teneva a Montpellier, in Francia, un corso di predicazione. Durante il discorso nella chiesa cattedrale, si ricordò che quel giorno toccava a lui cantare l'Alleluia durante la messa conventuale che si celebrava nel suo convento, ed egli non aveva incaricato nessuno di sostituirlo. Allora, sospeso il discorso, si tirò il cappuccio sul capo e rimase immobile per alcuni minuti. Meraviglia! Nel medesimo tempo i frati lo videro nel coro della loro chiesa e lo udirono cantare l'Alleluia. Al termine del canto, i fedeli della cattedrale di Montpellier lo videro scuotersi come dal sonno e riprendere la predica. In questo modo Dio dimostrò quanto fossero a lui gradite le fatiche del servo fedele. Nel servire fedelmente il Signore ci sarà sicura ricompensa. Dio non smentisce quello che ha promesso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i vostri cuori e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.